Alessandro Chiappini, si pensava di vedere un passo avanti, oggi invece non c'è stato. Sì, speravo di vedere un passo avanti, invece abbiamo affrontato male questa partita dall'inizio perché andavamo un po' a rilento e poi piano piano ci siamo trascinati indietro un po' questo atteggiamento non consono ad una partita importante come questa qua. E di conseguenza ci ritroviamo a spiegare il motivo per cui abbiamo perso 3-1 che ancora non sono in grado di spiegare. Poi possiamo riconoscere che loro hanno giocato un'ottima partita, che hanno difeso molto bene, con molta attenzione, con molta aggressività, hanno rischiato, hanno avuto il coraggio di rischiare, invece noi probabilmente in alcuni momenti questa cosa è mancata e alla fine quando succedono queste cose l'avversario tende a prendere sempre più coraggio e di conseguenza aumentano le tue paure. Probabilmente il problema motivazionale è stato questo, poi ce ne stanno tanti altri tecnici che dobbiamo analizzare e intervenirci sopra. Per due set qualche tua giocatrice ha avuto delle difficoltà evidenti, hai scelto però di non cambiare per cercare di dare continuità anche alla squadra, al gioco della squadra. Certo, perché in questo momento, come abbiamo sempre detto, noi non siamo ancora una squadra, questo è normale perché purtroppo ci ritrovavamo oggi a giocare con diciamo tutte le ragazze a disposizione, seppur non in condizioni perfette, però oggi avevamo tutta la squadra a disposizione, per cui è normale che ancora non possiamo essere una squadra, solamente che questa era un'occasione buona per crescere, un'occasione buona comunque per prendere tre punti importanti per la classifica. Oggi avevamo l'opportunità di riagganciare una delle due squadre che stavano davanti a noi, o se non altro avvicinarci, no? Per cui era un'occasione molto ghiotta e ripeto, non siamo stati abbastanza furbi da approfittare di questo momento. Il problema è che non potete neanche allenarvi adesso perché partite, martedì giocate a Belgrado, poi siete ancora in campionato. Abbiamo un allenamento domani, programmato un allenamento domani, ma faremo qualcosa molto leggero perché comunque sicuramente siamo un po' carichi, questo è normale, abbiamo tante partite anche mentalmente, il fatto di giocare sempre, comunque di stare sempre a preparare una nuova partita un pochettino pesa insomma in testa, questo è normale, però diciamo non sono queste le motivazioni della sconfitta di oggi. Oggi abbiamo giocato male, diciamo senza appunto la cattiveria di chi vuole vincere a tutti i costi, questo ci è mancato, l'hanno messa loro più di noi e hanno vinto.